A Corigliano Rossano nel Cosentino i carabinieri hanno eseguito 5 ordinanze di applicazione di misura cautelare personale, un'ordinanza agli arresti domiciliari, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria su richiesta della DDA di Catanzaro. Agli indagati nel provvedimento cautelare vengono contestati a vario titolo i reati di omicidio in concorso, ricettazione e porto di arma abusiva, detenzione illegale di armi, danneggiamento aggravato di alberi da frutto, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tutti i reati aggravati dall'aver commesso il fatto al fine di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio. L'indagine trae origine nell'arco temporale che intercorre tra il mese di maggio ed il mese di agosto 2022 e ha permesso di delineare uno spaccato allarmante della realtà delinquenziale nel territorio di Corigliano Rossano, focalizzando gli assetti criminali nel settore del narcotraffico sulle dinamiche di controllo del territorio in cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti di una serie di soggetti in relazione a una gravissima sequenza di reati, tra i quali l'omicidio di Pasquale Aquino avvenuto proprio il 3 maggio di quest'anno.